Ciao amici, hello everybody! Allora, questa nuova puntata di Quattro Chiacchiere con l'Esperto, abbiamo il piacere e l'onore di parlare con Cristiano Fabris. Ciao Cristiano! Ciao a tutti e grazie a te Fabrizio per avermi invitato. Oddio, un esperto! Parolone! Beh, comunque Quattro Ruote una Capanna è un canale seguito da molti camperisti, non tutti full timer ovviamente, però chi meglio di te poteva raccontarci qualcosa sulla vita in camper e quindi la scelta di questo stile di vita. Infatti proprio la mia prima domanda è da quanto tempo vivi in camper e come vivi, se ci vuoi raccontare un po' questo tuo stile di vita. Io vivo in camper dal 9 settembre del 2014. Una scelta inizialmente dovuta a delle esigenze pratiche e poi successivamente invece una consapevolezza chiara che io nella mia vita precedente non volevo più tornarci assolutamente. Non mancava nulla di quella vita lì, anzi parecchie cose di quella vita non mi appartengono più. Quindi scelsi il camper solo perché in quel momento era l'unica soluzione che potevo pensare di portare avanti. Rimasto senza lavoro, senza casa, senza metà di me stesso, avrei potuto anche tornare a casa dei miei genitori, tendendo la mano, però insomma a 42-43 anni di vita forse bisogna essere uomini da fare una scelta e da cercare di non gravare sulla propria famiglia, anche perché da lì a pochi anni tuo padre e tua madre avrebbero dovuto godersi la pensione, quindi se hai fatto delle scelte, queste scelte non sono state premianti o si sono rivelate non favorevoli, assumiti la tua responsabilità anche se non dipendono da te e fai le scelte di conseguenza. Quindi per me in quel momento il camper era l'unica, forse quella che mi è venuta più naturale per saldare il mio debito di felicità. E in questo periodo di un po' di emergenza come ti sei organizzato? Perché ho sentito per esempio Iari ha avuto qualche problema per dimostrare della sua permanenza in camper, della sua residenza. Bisogna fare un attimo di precisazione. Iari è stato multato come fuori strada, cioè per aver sostato fuori dalla strada, quindi in un prato, in una zona assolutamente. Non è stato multato perché era non rispettoso della quarantena, non è stato multato perché non aveva, non era a casa o perché non è riuscito a dimostrare che quella era casa sua, assolutamente. È stato multato per questo, cioè per sosta in fuoristrada, per una segnalazione che è arrivata da persone che sono disoccupate mentali, che il Covid con l'autolimitazione, l'autoisolamento nelle proprie case sviluppa queste forme di invidia che prima erano dettate da qualche commento sui social che invece adesso magari qualcuno si prende mal di pancia di chiamare le forze dell'ordine con ignoranza ma con arroganza, non le forze dell'ordine chi chiama. Poi le forze dell'ordine incontri persone che sono estremamente disponibili, persone che sono consapevoli, persone che sanno esattamente come muoversi. Perché? Perché generalmente nella fattispecie, per esempio, il decreto, cioè il legislatore, definisce le linee guida generali. L'applicazione poi è allo stato dell'arte e al caso di fattispecie. Ti faccio un esempio banale. Il decreto del 7 marzo, quindi il primo che il nostro premier firmò la sera alle 9, io ero in viaggio per andare in sud Italia. E in quel momento capii che io dovevo fermarmi dove mi trovavo in quel momento, perché primo la mia residenza sarebbe stata a 800 km di distanza, cioè a Milano, io invece ero nel Frosinate, voleva dire attraversare 5 regioni, farmi di notte i chilometri con il rischio dei blocchi e arrivare in una zona dove c'era quarantena. Io sono un soggetto a rischio, sono un invalido al 75%, questo vuol dire che ho due terapie vita da seguire con due farmaci vita. Per me la dottoressa è stata molto chiara, lei in tempi non sospetti, cioè non in tempi di coronavirus, lei mi ha sempre detto, si ricordi che il momento stesso in cui lei contrae un'infezione o un virus, non è detto che la terza terapia per coprire questa infezione, per curare questo virus,
possa essere compatibile con le prime due che lei ha a vita, primo. E secondo, che il suo fegato magari non sopporta quel farmaco. Prova la dimostrazione: 3 anni fa ho avuto un'influenza con una febbre, e sono andato direttamente dal medico generico, che era nuovo e non aveva bene il quadro mio generale, dal punto di vista della salute. Quindi, visto che la febbre era al terzo giorno, che sfiorava i 40, mi ha dato dell'Augmentin e la tachipirina 1000. Io al secondo giorno ho perso i sensi, sono stato ricoverato per intossicazione al fegato per farmaci. Quindi, Ci memore di credo. questo, che cosa ho fatto io quando fu firmato il decreto? Mi sono fermato esattamente dove ero in quel contesto. Da lì a mezz'ora, 40 minuti, sapevo di andare in un posto isolato, dove potevo correre meno rischi io, dove potevo soprattutto evitare di sovraccaricare già il servizio sanitario, che sarebbe stato al collasso da lì a poco. E perché, non perché io ho la sfera di cristallo, ma perché guardo cosa c'è negli altri paesi e ho visto che cos'era Certo. successo in Cina. E cosa fondamentale, il decreto prevedeva il diritto alla residenza, non l'obbligo. Ben inteso. Allora, Certo. magari qualcheduno della forza dell'ordine, preso un po' da un eccesso di zelanteria, ti veniva a dire: tu devi tornare, ti faccio il modulo per tornare, ma non è un obbligo. Io resto qua perché il primo obiettivo di tutto questo, cioè del decreto, era limitare gli spostamenti. Allora, sai, facendo questi Esattamente. parametri e capendo un po' come stavano le cose, la prima cosa che ho fatto è stato arrivare vicino. Io mi sono posto al confine tra Lazio e l'Umbria, vicino al Passo Forcadacero, in mezzo al nulla. Sapevo che però da lì dipendevo dai carabinieri di Pescasseroli o di Villetta Barrea. Quindi io ho chiamato i carabinieri di Pescasseroli e Sì. Villetta Barrea, ho detto: buongiorno, sono Cristiano Fabris, sono un full timer, sono un giornalista che vive e lavora in camper, mi occupo di promuovere il turismo e il territorio italiano. Sono fermo qua, rimarrò qua per tutta la mia quarantena, sono indipendente sotto tutti i punti di vista, energetico, idrico e della spesa alimentare. Sono un invalido al 75%, non ritorno nella mia città di residenza perché dovrei stare in mezzo a una strada, a Milano, che è una città da 20 giorni zona rossa. In quel momento tutti, ma ripeto tutti, i miei interlocutori sono stati chiari dicendomi: perfetto, mi ha dato le sue generalità, resti lì dov'è, domani o nei prossimi giorni le manderemo una pattuglia per fare gli accertamenti, l'importante è che lei rimanga lì. Punto. Io non ho più avuto dal 7 fino ad oggi nessun problema. Nota che io tutti i giorni ho la visita dei carabinieri o della guardia forestale. Mi chiedono se ho bisogno di aiuto. Quando ho dovuto fare il carico scarico, ho chiamato i carabinieri di Pescasseroli, mi hanno indicato l'area di sosta Pescasseroliandia, che è di Eleonora Norantonio, nonché un'amica. Gli ho detto: Eleonora, tu sei aperta? No, io sono chiusa, ma se vuoi venire a fare il carico scarico e hai l'autorizzazione dei carabinieri, io vengo. Sono andato, ho fatto carico scarico, sono tornato indietro. La guardia forestale mi ha incrociato, mi ha fermato. Gli ho detto chi ero, che mi ero già registrato. Mi fa: no, guardi, nessun problema. Gli ho detto: guardi, io ho 5 sacchi dell'immondizia, non miei, perché vivere in camper ti fa anche un po' cambiare la metodologia del rifiuto, per esempio. E quindi io avevo 5 sacchi perché nel Certo. camminare nei sentieri attorno al camper avevo raccolto l'immondizia, già divisa, carta, plastica, cioè ti dico che tanto per dirti ho trovato il frontalino di un autoradio in un bosco, ma in un sentiero, ma non è che ci Pensa passi con la macchina te. di lì, vuol dire che tu devi, o l'hai perso dallo zaino, Sì. potrebbe essere, magari camminavi e hai perso. Oppure volutamente non sapevi dove buttarlo e l'hai buttato lì, cioè non posso pensare altro. E quindi gli ho detto questo, loro mi hanno detto: si fermi all'isola ecologica. Sono andato, era chiuso, e quindi ho detto: adesso che faccio? Sono ripassati, mi hanno detto: guardi, li dia a noi, l'accompagniamo noi in un posto dove lei può fermarsi, che è anche più vicino al paese, invece di tornare su al passo. Ed è una terrazza naturale, una piazzola molto bella, dove adesso sono qua da qualche giorno, insomma da una settimana.
Quindi ecco, ti posso dire che i problemi sicuramente dipende molto da chi trovi davanti, prima cosa, perché magari non tutti sono così disponibili, ma molto dipende anche da come tu ti presenti, da come tu ti rendi disponibile. Ripeto, io ho tutti i giorni delle pattuglie di carabinieri che vengono, ma prima ancora che loro si avvicinino, io scendo dal camper, mantengo la distanza, guarda, se vuoi ti vado a prendere, ho già il mio, eccolo qua. Per essere molto pratico, questo è esattamente il fascicolo che io tutte le volte che loro arrivano, solo c'è scritto legge 104 perché è la legge che fornisce, sono iscritte le liste di categoria protetta, io ho la legge 104, tu apri dentro, prima ancora che loro mi chiedano c'è l'ultimo scontrino di transito dell'autostrada la sera del 7, la relazione medico del mio medico generico e del mio medico specialistico relative alle mie patologie, l'iscrizione alle liste di mobilità e alla percentuale di invalidità civile, ci sono i documenti miei di residenza fittizia e il documento relativo alla patente e alla carta d'identità che ho smarrito e che ho dovuto rifare nuovamente duplicato. E per ultimo, gli ho messo anche l'iscrizione, la domanda di iscrizione che arriverà a pochi, l'albo dei giornalisti. Ogni volta che chiunque Quindi arriva, io comunque. fornisco già tutto questo nella cartellina, glielo metto sul cofano della macchina, gli dico potete guardarlo, poi ovviamente mi allontano, ti dico, non so, una delle volte c'erano due carabinieri che mi hanno detto ma magari le persone fossero così disponibili e chiare su come è stato lei. No, è che cerco di agevolare il vostro lavoro. Primo perché perdete tempo con me? Andate probabilmente dove c'è veramente da guardare. Io vi farei solo perdere del tempo per spiegare. Quindi, prima io arrivo già con tutto quello che serve, poi ben disponibile se vogliono avere altro. Certo, quindi ho sentito dire residenza fittizia, quindi te comunque hai dovuto fare questa cosa per non avere magari dei problemi nel Allora, dimostrare la che vivi in residenza camper. fittizia è una residenza che viene concessa non a chi vive in camper. La residenza fittizia è uno status presente da diversi anni. Già nel 1931, se non ricordo male, via di pazienza, cerco di ricordarmi le date, comunque anteguerra, c'era già la definizione della residenza fittizia, cioè dei senza fissa dimora. Ma guardate, i marinai, i circensi, sono categorie che esistevano prima Ah, ancora certo. dei full timer, se vogliamo identificarli, di quelli che vivono in camper. E questi hanno già la loro Vero, vero. residenza fittizia. Che cos'è la residenza fittizia? È uno status dove tu, cittadino, lungo tutti gli 8.000 comuni italiani, hai l'indirizzo di una via che non esiste, è una via che topograficamente sulla cartina non esiste. Via le mani dal naso, angolo piazza la bomba e scappa. Quella è l'indirizzo del comune Pinco Pallino, del tuo comune che deciderà di fare richiesta, e che a quel punto lui emetterà né più né meno la sua iscrizione al registro dei senza fissa dimora e tu avrai quell'indirizzo. Mi preme dirti, Fabrizio, che molti confondono la residenza col domicilio. Certo. Allora, la residenza è quella in cui tu hai nell'indirizzo fittizio, la famosa via le mani dal naso, ok? Poi però la corrispondenza deve arrivare ad una persona fisicamente, devono capire a chi devono mandartela. Allora, quello è il domicilio. La legge italiana prevede che tu puoi avere anche più domicili in giro per l'Italia. Prova a pensare, lo studente di medicina che vive a Roma e studia a Milano, lui avrà la residenza a casa dei suoi genitori a Roma, ma il domicilio alla casa dove sta studiando medicina a Milano. Certo. Per cui il domicilio è differente. A quel punto bisogna solo fornire un domicilio dove fare arrivare la tua corrispondenza e può essere l'ufficio postale dove c'è un servizio Seguimi, la casa dei tuoi genitori, l'ufficio, qualora hai un ufficio, non il camper, perché il camper essendo un veicolo che si sposta, necessariamente la corrispondenza deve arrivare in un punto fisso. Certo. Ecco Certo. perché. Quindi io ho dovuto fare questo, né più né meno. Ho applicato la mia residenza fittizia nel comune di Milano, dopodiché ho fatto l'iscrizione all'ufficio postale
che ho scelto, dove ho voluto avere un servizio seguimi, cioè ti arriva la corrispondenza all'ufficio postale, l'ufficio postale ti contatta, ti manda la comunicazione che c'è una corrispondenza, tu le dici in quel momento dove ti deve spedire la corrispondenza, dove sei in quel momento. Ho capito. Perfetto, grazie, che è stato molto chiaro e quindi ti volevo chiedere anche sull'autosufficienza, per esempio, no? Prima abbiamo parlato di autosufficienza. Tu come sei autonomo, quindi mi hai detto prima, per quanto riguarda consumo di gas, carburante, acqua, sì. Sì, diciamo che indipendentemente dal coronavirus, quindi non, questa è una consecuzione adesso di Certo. questo tempo, ma prima ancora di questo, io ho vissuto per 4 anni nel camper di prima, dove non avevo batteria al litio, dove non avevo riscaldamento a gasolio, era un semplice McLuhan semi-integrale comprato per le vacanze. Punto. Primo camper comprato per le vacanze. Con quel camper sono andato e tornato dal Tibet. Beh, complimenti. Con quel camper ho fatto 4 volte Capo Nord anche d'inverno. Sì. Certo, allora, ben inteso, adesso va di lusso, adesso stabilisco nel mio riscaldatore a gasolio e per specche, stabilisco 21 gradi, lui me lo tiene costante tutto il giorno, sono in felpa, posso mettere in maglietta e manicotto, perfetto. Nell'altro caso, quando facevo Capo Nord, il primo viaggio l'ho fatto d'inverno, quel Ducato ha rotamente, ma da prima di Stoccolma fino andata fino a Capo Nord e ritorno, giorno e notte, perché doveva essere caldo il motore, perché quel riscaldamento era quello che mi serviva dietro, perché avevo una Certo. truma e quindi lasciavo immaginare il gas come poteva gelare, per cui la bombola del gas avevo stabilito che ci fosse almeno un condotto di aria calda che le soffiasse dentro. Aprivo gli sportelli per cercare di distribuire il caldo anche nelle parti più fredde del camper. Quindi quello sicuramente c'era. Ora, avendo fatto l'esperienza, insomma, avendo capito un po' come potevo muovermi, di necessità, virtù, quindi lo fai. Però nel momento stesso in cui ho Certo. comperato questo, ho detto adesso, siccome ci vivo, e non è più un acquisto fatto per le vacanze, ma ci vivo, per me, per le mie esigenze, ci vogliono alcune priorità. Che magari non per tutti, cioè voglio dire, il camper se è usato per la vacanza, magari fammi dire gli spiedini di stazionamento non ti possono servire. Io invece che mi Certo. muovo perennemente, voglio dormire in maniera comoda, voglio che gli scarichi dell'acqua nella doccia sia sempre livellata e non faccia storto la boccia dei pesci che ci metti i pesci rossi a galleggiare, voglio che funzionino correttamente le utenze del frigo. Quindi io che mi trovo a cambiare una gomma per strada. Cavoli, sono sempre 35 quintali che ti devi muovere lì con un crick al buio. No, prima voglio l'assicurazione che venga qualcuno dove farlo. E se mi trovo io anche a montarmi le catene, e siccome il capito spesso, è la comodità di avere dei piedini che me lo sollevano, è sicuramente Certo. innegabile. Allora, a quel punto ho voluto, dal punto di vista energetico, avere un'autonomia idrica. Come facevo? Allora, blu è 5,99 m, è un van. Un pochettino più largo, perché 10-15 centimetri più largo, difatti la dinette qua è molto più conviviale rispetto a un van, però è la stessa, è più basso, tanto per dirti, è più basso del van di Yari, ma solo perché Yari ha Ok. messo le sospensioni alzate, no? Ecco. Per cui il mio è Sì. più basso del suo. L'altro giorno ci siamo trovati, guardavo e dico, cavoli Yari, ma il mio semi-integrale è più basso del tuo van. Certo, perché lui ha poi il tetto apribile che ovviamente è più alto, le sospensioni, quindi. Però di fatto le dimensioni sono quelle. E io non è che posso Certo. montare un secondo serbatoio delle acque, come ce l'avevo invece nel camper di prima. Lo farò, lo metterò magari in zone un pochettino più nascoste. Potevo cercare di migliorare la mia autonomia idrica nel consumo. Vedi, sia quella energetica, cioè sia la luce, quella idrica. Due sono i valori che sostanzialmente vanno a valutare la tua autonomia. Quanto sei in grado di caricare, quindi i famosi pannelli solari, e quanto tu sei in grado nel gestire lo scarico, quindi quanto effettivamente consumi di energia elettrica. Dalla parte idrica, caricarlo, beh, vai lì al rubinetto, certo, ma quanto sei in grado di consumare nel migliore dei modi quei 100 litri di acqua che hai? E Certo. lì capisci che quella è la svolta. Allora, per caso ho trovato, me li sono guardati, dei
ottimizzatori di acqua, Ecotecnomics, che si chiamino così, li metti praticamente ai rubinetti. Nella realtà, questi riducono la sezione di passaggio dell'acqua nel rubinetto. Quindi, riducendo la sezione, viene più maggiore pressione e consumi meno acqua. Questa è stata la prima cosa. La seconda cosa è una stupidaggine che ho visto a casa di mia nonna. A lei, che è ultra novantenne, cosa gli abbiamo messo? Gli abbiamo messo, dove c'è il soffione della doccia, la cornetta per intenderci. Abbiamo messo una cornetta che lei prende in mano, preme un pulsante e si lava così sopra. Quando questo pulsante lo molla, l'acqua non esce più. E io ero lì e dicevo: cavoli, ma questa è una genialata! Perché in questo modo mi permette di risparmiare acqua mentre faccio la doccia. Il Sì, risultato è che i tantissimo. miei famosi 100 litri, che prima mi duravano 5-6 giorni, io in questo momento sono a 15 giorni e ho ancora un terzo di serbatoio di acqua. Eppure lavo i piatti, mi faccio la doccia. Certo, siccome non lavoriamo in miniera tutti i giorni, non facciamo attività fisica, non è estate, faccio una doccia ogni 2 giorni. Certo. Perché poi esiste, per il resto, esiste quello che io chiamo il bidet portatile, sono le salviettine umidificate. Ma quelle Certo. arrivano da quando, da anni di tenda, in cui con la tenda giravo perennemente con quelli. Sì, ma infatti, beh, bisogna anche comunque sapersi adattare e quindi, come dici te, risparmiare e ottimizzare tutti i consumi, quindi questo è fondamentale. Guarda, io ho montato la batteria al litio dopo essermi un po' documentato, no? Allora, premesso, io non sono un tecnico, quindi la mia capacità tecnica non può addentrarsi come dire, troppo, perché altrimenti farei l'installatore di batteria al litio, e né ho l'arroganza di averlo. Infatti, spesso incontro persone che invece hanno l'arroganza di avere una conoscenza talmente profonda che cominciano a dirti: ma i tempi di carica, di ricarica, ma allora piuttosto preferisco prendere i pannelli. Ma guarda, io non ti devo vendere nulla, né ti devo convincere di nulla. Io sono la casalinga di Voghera che ti dice che da 25 giorni e in sosta libera, usando il riscaldamento giorno e notte con aria forzata, vivendoci con tutte le utenze, PC, telefonini, pompa dell'acqua, 3-4 volte ho acceso la televisione collegandola al PC perché così potevo vedermi l'immagine lì. Quindi, e io sono perennemente autonomo. Al mattino, che è il picco maggiore di consumo perché tutta la notte ha lavorato riscaldamento, non c'è stato il sole, non ha potuto caricarsi. Io arrivo al mattino a avere il 25-26% di autonomia. Poi bastano 2-3 giorni di sole a botta che lei torna al 50-60% di autonomia. Se Quindi sei a rimango posto. per 4 giorni senza sole e consumi eccetera, io lo so che al quinto giorno lei è andata, sta andando tra i 10 e il 12% di autonomia, giro la chiave del motore e lei in mezz'ora mi ricarica 100% di batteria. Al minimo, fermo, né più né Sì. meno. Quindi a quel punto dico io, semplicemente per le mie esigenze, per quello che io sto vivendo, e posso garantirlo che è diverso da chi lo vive in vacanza, cioè io ci sono giorno Certo. e notte Sì. e sono fermo adesso, neanche come prima che ogni 2 giorni mi muovevo, adesso sono fermo. Per me la batteria al litio ha risolto la vita. Quando mi chiedono e Immagino. mi dicono: ma quali sarebbero secondo te i tuoi accessori indispensabili? Allora io ti dico: se in questo momento cambiassi il camper, per assurdo, e comprassi un camper nuovo, gli accessori fondamentali sarebbero la batteria al litio, con un pannello da 100-150 watt va benissimo per le mie esigenze, i piedini di stazionamento. No, mi sono sempre domandato: ma cosa servono? Uso i cunei, cosa servono? No, No, immagino. ma ti dico, 3 giorni fa c'era un vento pazzesco qua, non lo senti, Sì. sei stabile, non lo senti. Tanto Io quelle poche volte che ho usato quelli manuali solo posteriori ho visto una differenza incredibile, quindi immagino quattro piedini idraulici così sono la un'altra svolta. cosa fondamentale, il riscaldatore a gasolio, ma non il Sì. riscaldatore, perché così le famose 2 bombole del gas ti servono solo per cucinare e per Certo. farti la doccia, perché per il resto Certo. c'è lui. E questo aumenta la tua autonomia. Ora, io non so te, ma io ho sempre l'angoscia, cioè non l'angoscia, ho sempre il problema di trovare queste cavole di bombole. È chiuso, è Certo. aperto e sono vetroresina e
e pagale e montale. Quando te le consegnano, devi dirle che sia propano perché altrimenti congela. E poi ti sei ricordato quanta ce ne sarà di autonomia? Aspetta, ho finito. No, comincia ad andare con la chiavetta lì a bussare sopra, tin, 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 per sentire. Poi monti l'impianto che ti misura. Poi l'altro ti dice: no, guarda, se la bombola. Basta. A 48 anni non ne ho più 20. Voglio avere la mia comodità, che se devo fare gasolio per fare gasolio per il motore, sarà lo stesso che mi serve per il riscaldamento. Non voglio avere l'angoscia di trovarmi lì che alle 2 di notte ho finito il gas per le bombole, devo uscire, devo cambiarlo perché la bombola finisce notoriamente quando la stai usando, non quando non la usi. Certo, Non è che ti manda certo. un SMS, un WhatsApp: ciao, guarda che stanotte alle 2, se continui io finisco. No, lasciami passare il termine. Alle 2 si Sì. spegne e tu alle 3 ti svegli con due orecchini pendenti di ghiaccioli al naso, nella migliore ipotesi, o alle orecchie perché è un'ora che sei a freddo. Sì, è vero. Bene, allora una domanda. Se ti va di raccontare qualche episodio particolare, divertente, bizzarro che ti è capitato in questo periodo, Allora, in questo e se periodo, c'è beh, in stato. passato, dunque, intanto mi riallaccio. Se vai, allora, al salone, ho fatto il mio libro Perché vivo in camper. In realtà dentro ci sono una serie di aneddoti, così curiosi. Sì. Ti posso dire i più originali, fatti col camper, col vecchio McLuhan, in cui avevo il letto posteriore alla francese. Ho dato il passaggio ad una ragazza con i due figli. E queste, purtroppo nel passaggio l'autostrada eravamo tra Bolzano e Berga, tra Bolzano, scusami, e Trento, ed era febbraio, con temperature ovviamente sotto lo zero, autostrada bloccata per un incidente, e siamo rimasti nella notte lì. Ma tu hai idea, sta povera Crista, a chiamare il marito per dire: sono ferma in autostrada in un camper con uno sconosciuto e con due bambini. Cioè, la cosa che gli ho detto: senti, se per caso tra 9 mesi esce un figlio di casa, sai dove mi trovare. Suo marito, lascia te immaginare. Poi, dopodiché, dopo questa cosa, insomma, io lì cosa ho dovuto fare? Ho preparato la cena, i bambini gli ho preparato il letto dietro, anche la mamma per dormire. Io mi sono messo nella dinette davanti. Dal mattino alle 8, 7:30, più o meno quell'ora lì, è arrivata la polizia a bussare i vetri. I bambini quella notte, quella sera si sono divertiti, erano Immagino. 7 anni, poi tu sali da me in camper, cioè capisci con cosa io giro. E non ti faccio vedere che cosa c'ho sul letto dietro, perché c'ho Fantastico. Drumstick, Micia, qui qua qua, Paperino, Topolino, quindi ce li ho tutti. Loro non le sembrava vero, sono arrivati su e per loro era Gardaland. Vabbè, Sì. io al mattino dopo scendo, arrivo giù a Verona, accompagno lei e al parcheggio vedo una Volvo, cioè scusami, no, perdoni, vedo un uomo vicino a una Volvo e quindi pensavo fosse il marito, e solo che, cioè, per dindirindina, scusami, era un armadio. Io già sono alto 1 metro, una brioche, ma questo qua era veramente un armadio. Morale della favola, scendo, alzo le mani e dico: sono gay e non sono pedofilo, perché prima mettiamo bene le cose in chiaro. Dopodiché, visto che l'associazione spesso è fatta in questo modo, dopodiché ho detto: amici, come prima, questa è tua moglie, questi sono i suoi figli. Fine. Ci siamo scambiati i contatti. Questa cosa succedeva a febbraio. Poi, sai, queste amicizie, magari ti mandi ogni tanto qualche messaggio: ciao, come sei, dove sei? Parto Sì. per le vacanze in Croazia ad agosto. Mentre ero in campeggio, sento in campeggio l'autoparlante: il signor Fabris è desiderato alla reception. Io ero con degli amici, guarda, ma avete fatto uno scherzo? No, hanno chiamato me. Ma sì, avessi detto anche noi. Vado alla reception, arrivo e vedo i due mostri, i 5 di 7 anni, che mi vengono in. Allora, lei, la bambina, come tutte le femmine piccoline che ti adottano come zio, cioè ti sale come una Sì. scimmietta al collo, subito vieni, vieni. E lui, invece, che era il fratellino più piccolino, si attacca alla gamba. Quindi io camminavo con una scimmietta qua e con uno alla gamba trascinandomi. Arrivo all'ingresso, riconosco il marito, vedo anche lei. Lui si gira e mi dice: colpa tua. Io ho qua un rigagnolo di sudore perché dico: io non ho fatto nulla, giuro, non ricordo nulla. Se ho fatto, dormivo. Mi dice: no, lei quando è arrivata a casa mi ha detto: vedi, se non avevo il camper, io ero con la Volvo, la sua, ferma per strada,
al freddo con i bambini. Gli ha rotto talmente le scatole che hanno comprato il camper, Dai, grande. che lui va a lavorare con la panda, per intenderci, e quindi hanno il camper per muoversi. Questa è Fantastico. la situazione. Oppure, invece, questa è molto veloce, dovrei avere, aspetta, che te lo vado a prendere subito qua. Settimana, 2 settimane fa, ero tipo al quarto o al quinto giorno in autoisolamento, esco, stavo facendo una diretta su Facebook, esco dalla porta e vedo un sacchettino aperto, però siccome ero in diretta non volevo proprio capire. Però mi giro, lo vedo ancora lì e vedo questo biglietto. Ecco, abbiamo saputo che vivi in campo e forse ti possono servire, andrà tutto bene. Dai, fantastici. C'era un sacchetto con nella scatola di pelati, dei pomodori, una scatola, 2 scatole di tonno e qualcos'altro. E questo biglietto che ho scritto: abbiamo saputo che vivi in camper, forse ti possono servire, andrà tutto bene. Quando ci sono queste cose, e ti dico che sono successe anche altre volte, che ti trovi Sì. in un paese e da lì al mattino dopo ti vengono a bussare alla porta: una tazzurella del caffè la volete? Per capire chi sei, ma per un istinto di protezione, ma è umano, è normale. Tu vivi in una casa, Certo. vedi arrivare un estraneo con un camper, cerchi di capire chi è, ma per la tua sicurezza. Poi quando capiscono chi sei, a quel punto ti adottano, a quel punto vogliono sapere tutto di te, vogliono capire da dove arrivi, come mai, come ti organizzi, che cosa fai nella vita. Queste sono le cose, l'arricchimento più grosso che c'è nel vivere in camper. E Vero. questo ripaga tutto quello schifo che può arrivare dai social. Ti dico oggi, ieri mi ha girato uno screenshot, ma penso che l'ha pubblicato. Ti dico ieri, ma Daniela di Mollo Tutto Vado a Vivere in Camper, stessa identica cosa, eh. Ti sto citando Sì. full timer. Ernesto e Lidia di Viaggiando in Camper tutti i giorni. Quindi di persone che un po' perché si fermano alla superficie delle cose, no? Quindi non le basta una fotografia che l'ho fatta qua con la montagna davanti, che ti dicono: ah, ma tu non sei a casa, ah, ma allora tu sei furbetto. No, guarda che se vai a vedere il mio profilo capisci. Solo che in una bulimia di messaggi, in una bulimia di notizie, la gente si ferma alla superficie. I free press, i giornali gratis, quelli che vengono distribuiti nelle metropolitane, di base, quelli sono esattamente il prodotto di queste persone. È la loro fortuna, perché quelli in 4 pagine devono condensare tutto quello che il Corriere della Sera fa in 25 pagine. È ovvio che quello che chi è davanti legge il titolo dell'articolo, vede la foto e si fa già tutto il suo film. E io dico che quello è cibo per menti spente, perché se fossi poco poco curioso, cercheresti di capire chi è davanti, e se Eh avessi sì. età, non sentenzieresti perché non hai gli elementi per sentenziare. Esattamente. Completamente d'accordo anche su questo. Bene, Cristiano, allora grazie per questa piacevolissima chiacchierata. E Grazie. se prima hai parlato di Facebook, quindi se vuoi dare i tuoi riferimenti, se qualcuno, quei pochi che non ti conoscono, vogliono venirti a trovare. Mi possono trovare sui canali social di Facebook, di Instagram e di YouTube, perché YouTube c'è il canale dove c'è il TG del campeggiatore praticamente tutti i giorni, connessione permettendo. Trovano come Liberamente in Camper o come Cristiano Fabris. Oppure c'è ovviamente il libro, o ancora possono trovarmi da quando potremmo di nuovo avere la possibilità di muoverci in tutte le fiere del settore. Con la mia vacanza è differente, e lì sicuramente c'è modo di poterci divertire, poterci trovare. Assolutamente. Dopodiché, credo che paradossalmente, se si entra su Google e si mette Cristiano Fabris, si apre il mondo, o Cristiano Vivere in Camper, quindi un modo per riuscire a rintracciarmi, la gente lo trova sicuramente. Benissimo, perfetto. Allora, grazie ancora, Cristiano. Se finite a te, Fabrizio. E speriamo di vederci presto, allora. Assolutamente, Sicuramente torneremo nuovamente a girare. sì. Allora, buon proseguimento e un abbraccio. Grazie. Ciao Ciao a tutti. Cristiano, Grazie ciao ancora. amici, a presto, ciao!